E allora torniamo da Saverio Bufi, il direttore generale del Molfetta. Speriamo di aver ripristinato il collegamento. Ci senti, Saverio? Sì, sì, vi sento. Perfetto, ora ti sentiamo benissimo. Dicevamo in precedenza, non c'è stata la festa domenica per la promozione del Molfetta in Serie D. L'auspicio per voi naturalmente è che sia solo un traguardo rimandato nella speranza che si possa tornare a parlare di calcio giocato. Sì, sì, noi domenica c'è stata anche la suggestione di alcuni tifosi che hanno inscenato una potenziale festa sui social, quindi è stata anche carina come idea. Però insomma sì, io credo che sarà solo rimandata. Io, come ho già detto anche precedentemente, io ho la sensazione che comunque in qualche maniera il campionato si proverà a finirlo comunque, e che giustamente direi si utilizzerà il calcio come strumento sociale per poter riprendere la vita dopo questa emergenza importante a livello sanitario. Ho questa sensazione, è chiaro che si naviga a vista, ed è sicuramente molto vero che ci sono difficoltà economiche molto importanti da dover affrontare. Dice giustamente Tisci, purtroppo in questo momento l'agenda l'ha detta il virus. Non ci sarà possibilità di giocare a calcio, di affrontare appuntamenti ufficiali per tutto il mese di aprile, idem per quanto riguarda gli allenamenti collettivi. E allora ti chiedo, Saverio, come si stanno allenando i ragazzi? Chiedo nel frattempo alla regia di proporre un video che ci ha inviato Renato Bartoli, il tecnico del Molfetta. Eccolo qui. Come procedono i lavori, Saverio? No, guarda, loro hanno... Noi credo che forse l'elemento più importante che ha funzionato tra le tante cose, perché poi quando si vince sono tante le cose che funzionano, ma una cosa che ha funzionato è sicuramente il gruppo tra di loro, e quindi insomma hanno fatto questa chat di gruppo, ma lo fanno praticamente ogni giorno in cui si allenano insieme, anche perché c'è un programma di alimentazione, c'è un programma di allenamento, sono sul pezzo assolutamente, non vogliono giustamente farsi sfuggire l'occasione di poter vincere un campionato, e quindi vogliono rimanere pur nella differenza, nel cambiamento necessario in relazione alla situazione, comunque vogliono essere pronti a ripartire, insomma. Saverio, come te lo immagini il ritorno a calcio giocato? Che giorno sarà per Molfetta, ma in generale per il calcio pugliese, e che ti senti di dire in questo momento ai tifosi? Ma io mi sento di dire che, come ho già detto, sarà ancora più bello dopo, perché cioè, stavamo già aspettando da 24 anni. Adesso abbiamo messo anche questo carico addosso di emozione, sicuramente sarà bellissimo. Sarà un momento insomma che sicuramente sogniamo tutti quanti noi molfettesi. Non so come sarà, perché io mi immagino che... Comunque, soprattutto perché leggevo che le attività dove sono previsti assembramenti saranno comunque le ultime a partire, quindi io mi immagino che probabilmente si ripartirà con le partite a porte chiuse, quindi probabilmente sarà così, finirà il campionato in questa maniera, però credo che la festa, magari non assembrata, ma in una maniera diversa, ma anche dai balconi o da... con le macchine o da qualche parte, ci sarà comunque, perché la voglia di festeggiare nei molfettesi è veramente enorme. Bisogna attendere per il momento. Nel frattempo noi ti ringraziamo come al solito per la disponibilità. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Saverio Bufi, direttore generale del Molfetta.